finalmente è tornato il Pescara. Iniziamo così. Sì, finalmente tornare il Pescara, però devo essere onesto, cioè, abbiamo sbagliato la partita col Taranto, perché le altre due ci può stare che le perdi dopo aver giocato comunque bene. Col Catanzaro sapevamo che era una partita difficile, a Francavilla credo che abbiamo giocato una delle partite più belle perdendo, col Taranto abbiamo proprio sbagliato tutto. Ci può dire qualcosa su Plizzari, le prime sensazioni? È in ospedale, sta facendo i controlli diagnostici, speriamo che non sia nulla di grave. Spalla chiaramente? Sì, credo di sì, spalla. Presidente, la cosa che è piaciuta di più questa sera, almeno dal mio punto di vista, è il pronti via, l'atteggiamento, De Zogus categoria superiore, finalmente anche concreto, e poi con la facilità con la quale il Pescara nel secondo tempo, nonostante gli accorgimenti di Pancaro, ha controllato la gara non concedendo nulla. Peccato l'infortunio di Brosco per il gol di Vassallo. Sì, beh, diciamo che su questo campo non era facilissimo giocare per chi cerca di giocare a calcio, perché si è visto in più di un'occasione dove magari anche alla fine Colai, che era andato via, la palla si è fermata, è rimbalzato male, quindi sicuramente non era semplicissimo, però come dici tu, oggi si è rivisto il Pescara con lo spirito giusto, cioè con quelli che corrono dietro a tutti. Perché in questo campionato è così, le partite sono aperte fino al 95esimo, oggi fino al 98esimo, per cui non è mai facile. Come abbiamo visto anche per le altre non è così semplice, perché poi alla fine sono tutte squadre che sono attrezzate e il campionato è molto equilibrato. Aspettava quei lanci di 50 metri di Aloy, il primo il gol di De Zogus, un minuto più tardi situazione fotocopia ma lancio millimetrico. Beh, credo che Aloy... sapevamo che poteva giocare lì. È chiaro che nel momento in cui c'è altri giocatori, Aloy fino adesso ha giocato in un altro ruolo, però Aloy negli ultimi anni ha quasi sempre fatto il play e direi che oggi è stato sicuramente tra i migliori. Ha dato una gran palla a De Zogus, però De Zogus credo abbia fatto veramente una cosa di un altro livello. Presidente, volevo la voce del primo dirigente della società su Facundo Lescano, perché non sta attraversando un periodo facile, però ha segnato 8 gol, ha fatto 6 assist. Oggi è entrato Tupta al posto di Vergani. Insomma, qual è la situazione di Lescano? C'è qualche caso? Almeno ne parla il presidente e così si chiude l'argomento. Nel modo più assoluto, perché se no qua quando uno gioca si apre sempre un caso. Lescano ha giocato fino adesso molto bene, e magari adesso il mister lo vede un pochettino in difficoltà e fa giocare chi vede meglio, ma non c'è nessun caso, così come gli altri sono stati in panchina e zitti e pedalare. Quando lui giocava, Lescano farà la stessa cosa, ma Lescano è un giocatore importante per noi, lo ha dimostrato fino adesso e lo sarà anche per il futuro. Prima di una domanda di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi da studio, le volevo chiedere qualche indicazione sul mercato, perché manca pochissimo alla fine di dicembre, quindi all'apertura del mercato. È arrivato Mesic, che tra l'altro abbiamo visto ieri con la squadra alle KK Hotel, sicuramente arriverà un centrocampista, poi idee? L'hai fatto tu il mercato? No, beh, leggo. Arriverà sicuramente un centrocampista, poi arriverà una punta, poi non lo so, quello che sarà. Questa squadra ha fatto fin qui molto molto bene, lasciamo perdere le ultime tre partite che veramente sono state anche un po' sfortunate, però fino adesso credo che nessuno si sarebbe immaginato un cammino così per una squadra giovane comunque quasi totalmente. E quindi sarebbe anche sbagliato dire se manca qualcosa, perché fin qui hanno fatto veramente un grande campionato. Sicuramente magari ci sarà qualcuno che ha giocato meno, qualcuno che uscirà, e noi sicuramente qualcosa faremo. Intanto è arrivato il difensore che per numero ci serviva, perché purtroppo siamo sempre molto corti lì con l'infortunio di Pellacani. Poi a febbraio arriverà, speriamo, il nuovo acquisto Pellacani che si rimetterà. E poi siete tanti in difesa. No, poi saremo giusto, perché poi con tante partite poi i difensori sono sempre soggetti a ammonizioni, espulsioni, magari speriamo non infortuni, e quindi ci sarà spazio per tutti. Sto per andare da Massimo e Fabio Studio, mi è tornato in mente il Crotone ha perso 2 punti in casa con la Gelbison. È quello che dicevo prima, cioè purtroppo per tutti, questo è un campionato difficile. Fa storia a sé il Catanzaro, che sta facendo obiettivamente un campionato strepitoso, però gli altri hanno tutti quanti fatto qualche passo falso, così come l'abbiamo fatto noi purtroppo l'abbiamo fatto, credo, un paio in più che si potevano tranquillamente evitare. Studio. Fabio Ferraresi. Sì, ciao Press, riallacciandomi alla considerazione di Enrico, volevo chiedere se
al momento l'obiettivo primario del Pescara, secondo te, è proprio fare secondo e cercare di giocarsi bene i playoff dal punto di vista proprio della posizione che poi si ottiene in campionato? Perché anch'io credo che il Catanzaro faccia un campionato a parte, però come valori io credo, non so se tu sei d'accordo, che ce la possiamo giocare col Crotone. Ma sì, adesso bisogna cercare di guardare avanti e lavorare giorno dopo giorno, perché poi alla fine è chiaro che la posizione di classifica, per come è gestito questo campionato, è importante, quindi più arriviamo davanti, meno partite facciamo. Io penso allo scorso anno, quando siamo andati a giocare la partita di ritorno a Salò con tutto il centrocampo squalificato perché abbiamo fatto più partite, quindi è un vantaggio da tutti i punti di vista fare meno partite, non solo perché magari uno gioca di più o gioca di meno, ma anche perché può incorrere nei playoff. Poi le ammonizioni, credo che un paio di ammonizioni siano squalifica, e per cui è evidente che sia importante giocare meno partite possibile e entrare il più tardi possibile. Quindi il nostro obiettivo è di fare il meglio che possiamo fare, e poi quando arriveremo alla fine tireremo la linea. E faccio l'ultima, Presidente. Colombo è stato accolto come un idolo qui oggi, a Pescara già è un idolo della tifoseria. Lei ha un'opzione di rinnovo con Colombo? Ha già pensato a programmare il futuro con il mister, o è ancora troppo presto, non ci vuole pensare? Ma qui siamo stati accolti tutti quanti bene, perché la società del Monopoli è una bellissima società, una bella realtà, ci sono tanti amici all'interno, quindi è chiaro che il mister è stato accolto benissimo, perché qui ha fatto molto bene, per cui gli vanno fatti i complimenti. Io chiedevo a Colombo se sta pensando a un prolungamento già del contratto. Ma lo sai, abbiamo un'opzione, quando sarà il momento lo faremo.